Ciao, oggi vi faccio vedere come preparo i miei biscotti di pasta frolla montata. Come prima cosa ci servono 100 g di zucchero semolato che passeremo nel mix per renderlo fine. Possiamo anche usare dello zucchero di canna. Poi ci serve del burro vegetale 210 g. Zucchero e burro li metto già dentro un contenitore alto e largo. A parte preparo della farina 150 g e della maizena 150 g già setacciate. Metto un pizzico di sale e una punta di cucchiaio di curcuma. Comincio a mescolare il burro con lo zucchero a velo, dapprima con una forchetta e poi passerò alle fruste elettriche. E frullo per qualche minuto fino ad ottenere un composto spumoso. Io sto usando un barattolo alto e largo per praticità, per non far schizzare fuori il composto mentre frullo, però potete usare una ciotola tipo quelle delle impastatrici che sono molto alte e frullare lì. Quindi comincio a mettere cucchiaio dopo cucchiaio le farine mischiate al composto di burro e zucchero, continuando comunque a frullare. Se voglio una pasta frolla al cacao aggiungo 30 g di cacao amaro. Il composto deve essere morbido, quindi se vedo che non è abbastanza morbido aggiungo anche un pochino di bevanda vegetale di soia o qualsiasi bevanda vegetale. Preparo la mia sacca poche mettendo il beccuccio che preferisco, blocco in questo modo la sacca poche e la inserisco in un contenitore alto per riempirla. Metto tutto il composto nella sacca poche e poi vado a fare i miei biscotti. Io ho fatto una dose intera per il cacao, una dose intera per bianca, però se voi volete potete dimezzare una dose e mettere solo 15 g di cacao amaro in metà del composto di base. Per bloccare la mia carta da forno sulla teglia uso questo trucchetto, metto un pochino di composto tra la teglia e la carta da forno in maniera da bloccare. Poi vado a comporre i miei biscotti in questo modo. Potete anche usare varie punte per ottenere vari tipi di biscotti. Io vi faccio vedere solo alcune cose che ho fatto, ho sperimentato. E voi potete comunque usare la vostra fantasia per fare ciò che più vi piace. Quando andate a mettere il composto sulla teglia per formare i biscotti, ricordatevi di lasciare un pochino di spazio tra un biscotto e l'altro, perché in cottura comunque un pochino si gonfieranno. Ecco, lasciatene un pochino più di quello che ho fatto io. Bene, dopo aver composto tutti i nostri biscottini al cacao, possiamo fare anche quelli bianchi e usiamo sempre la stessa tecnica. Riempiamo la sacca poche e poi andiamo a comporre tutti i biscottini bianchi. Dopo aver composto tutti i nostri biscottini possiamo decorarli a nostro piacimento, quindi possiamo usare canditi, possiamo mettere al centro di biscotti rotondi le ciliegine, quelle rosse o quelle verdi, possiamo usare nocciole tritate, mandorle tritate oppure intere, possiamo mettere delle gocce di cioccolato o tutto quello che ci suggerisce la nostra fantasia. Possiamo anche sciogliere del cioccolato a bagnomaria e inzuppare i biscottini freddi dopo la cottura nel cioccolato e farli così glassati al cioccolato.
Dopo aver formato tutti i nostri biscottini, li dobbiamo mettere in frigorifero per 1-2 ore. Oppure in congelatore per una mezz'oretta 40 minuti. Passato il tempo, inforniamo i biscotti a 180 gradi per 15-20 minuti. I biscotti appena sfornati dovranno essere lasciati raffreddare su una gratella. Così saranno croccanti, asciutti e ottimi da accompagnare con un tè. Spero che questo video ti sia piaciuto e in qualche modo ti sia utile, lasciamelo detto in un commento. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, alla prossima ricettina!